In questa settimana abbiamo avuto praticamente tre tornei WTA e tre tornei ATP. Gli italiani, anzi le italiane praticamente, perché in pratica abbiamo avuto solo italiani in campo, tranne, vabbè, erano Nardi e Sony così impegnati nei tornei ATP, quindi un po' di italiane in campo a Monastir, WTA 250 di Monastir, ne abbiamo portata una in finale, però purtroppo Jasmine Paolini, insomma, si è arresa a Mertens, che comunque si trova lì in classifica, credo una o due posizioni dietro di lei adesso, non ricordo con precisione, però comunque lì erano Paolini, la numero uno del seeding, Mertens, la numero due. Alla fine rispettano il pronostico entrambe, nel senso si scontrano quindi in finale, e vince Mertens, che sarà stata più riposata, Paolini un po' più scarica, anche se, cioè, tu vai a vedere il punteggio 6-3-6-0 a favore di Mertens, certo, quel 6-0 nel secondo set, anche se non è un 6-0 che è andato proprio via liscio liscio per Mertens, però è pur sempre un 6-0. Ma il primo set, la prima parte, abbastanza combattuta, comunque Mertens deve annullare delle palle break, insomma, ci sono, secondo me, dei risvolti pure psicologici in questa partita, in questa finale. Certo, se mi chiedete, avreste voluto festeggiare un titolo? Certo che avrei voluto festeggiare, però nemmeno si può buttare la croce, cioè, addosso a una giocatrice che, come Paolini, che comunque sta giocando bene nelle ultime settimane. Vero che noi italiane, insomma, cioè, le italiane, quando si alza l'asticella, sono più le volte che magari cedono anche in maniera netta piuttosto che combattono alla pari e quant'altro. Anche se abbiamo proprio l'esempio di Paolini, che oltre ad aver giocato delle belle settimane di tennis, aveva messo in difficoltà qualche settimana fa, insomma, la numero uno al mondo, Sabalenka, le aveva dato veramente del filo da torcere. Una gran partita aveva giocato e Sabalenka poi se la porta a casa, ma era in difficoltà. Quindi, insomma, brava Jasmine, cioè mi viene da dire solo questo. Peccato perché non c'è stato quel passo in più in questa finale che le avrebbe regalato il titolo, un 2,50 comunque, non è un 500, un 1000, però insomma, per i risultati che sta ottenendo, vincere un torneo sarebbe stato veramente una gran cosa per Paolini, un po' coronare, no? Questo periodo comunque di forma, di ottima forma. Purtroppo non è arrivato il titolo, però nemmeno si può buttare la croce addosso, cioè ho visto commenti di gente che dice le nostre non valgono nulla, cioè i soliti commenti estremisti senza senso, cioè o da una parte o tutti sbilanciati da una parte o tutti sbilanciati dall'altra. Ma perché? Ma non si può un attimo ragionare, contare fino non a 10, a 20, evidentemente prima di aprire bocca? Non ce la fanno le persone, però vabbè, a parte questo comunque. Iscrivetevi, campanella mi piace, buongiorno a tutti, buon inizio settimana a tutti, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, ovviamente sui tornei che si sono conclusi in questa settimana e sui tornei, insomma, che ci saranno in questa settimana che è appena iniziata, quindi i 2500, ATP 500, Basilea e Vienna, e poi si iniziano anche, vabbè, i WTA Elite Trophy, insomma. Non mi sono mai interessato a questo trofeo, sinceramente, però comunque siamo agli sgoccioli del calendario WTA. Ecco, fra pochi giorni inizieranno, credo, fra una settimana, anche le finals, no? Le WTA Finals, e quindi siamo di fatto al termine della stagione. Però, dicevamo di Monastir, WTA 250, abbiamo detto, insomma, che Paolini perde contro Mertens, un bel percorso per Paolini, cioè, non ho altro da aggiungere, insomma, gioca bene, insomma, poi pronostico rispettato, quindi da numero uno del seeding arrivi in finale a giocarti la partita contro la numero due del seeding, che era Mertens, perdi, ho detto la mia, quindi voi ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Aggiungerei solo un peccato, peccato. Poi WTA di Cluj, quindi siamo in Romania, vabbè. Cioè, non è stato un WTA, un torneo top, diciamo così, a livello proprio di giocatrici, però sono quei tornei che, cioè, sono sempre WTA 250, non è che valgono di meno, e quindi comunque ci sono delle giocatrici che possono approfittarne. È stato il turno della tedesca Korpach, che praticamente fino a qualche mese fa non vinceva mai a livello WTA, cioè non
riusciva a vincere una partita di fatto, ora va a vincere un torneo. Quindi le vie del tennis, in questo caso dello sport, possono essere infinite, no? Usiamo una frase di questo tipo. Una come la Korpač, che fino a poco tempo fa non vinceva praticamente mai, si è ritrovata a vincere comunque dagli ultimi 250. Quindi complimenti a lei. Poi WTA invece di Nanchang vince la ceca Siniakova in finale proprio contro la connazionale Buzkova 2-7-1. Siniakova che aveva fatto fuori Fernandez in semifinale e si è presa una rivincita perché nel torneo della scorsa settimana fu Fernandez a batterla, credo proprio in finale, sì, in finale già me li sono dimenticati, no? I tornei della settimana scorsa, però WTA, ecco, di Hong Kong, finale, vinse proprio Leyla Fernandez, quindi si è presa una rivincita a Siniakova e quindi 2 settimane, un torneo per uno, a Hong Kong per Fernandez e qui a Nanchang, insomma, per Siniakova, anche se Fernandez è stata battuta qui in semifinale. Poi passiamo quindi ai tornei ATP. E tornei ATP, vabbè, a Stoccolma vince Monfils. E Monfils contro Kotov, la semifinale, quindi era, diciamo, vabbè, una grande occasione per Kotov, per il russo, però pure per Monfils, perché se non erro, insomma, potrei dire una stupidaggine, ma tempo fa aveva detto che avrebbe voluto, no? Giustamente, ovviamente, per forza di cose, tornare a vincere un torneo. E ce la fa a Stoccolma, comunque un ATP 250 e credo che in questo momento Monfils sia la persona più felice del mondo. Credo, cioè, conoscendolo come personaggio, è la persona più felice del mondo. È tornato a vincere un torneo, sì, è un 250, ha vinto in finale contro Kotov, ma è tornato a vincere un torneo. È nei 100 attualmente Monfils, quindi è l'uomo più felice del mondo, secondo me. Quindi sono contentissimo per lui. E ATP di Anversa invece vince Bublik in finale contro Fils, che avrebbe potuto vincere, no, il suo primo titolo ATP, e invece tocca al kazako. Doppio 6-4, un break per set, 1 ora e 1 quarto di partita. Vabbè, Bublik lo conosciamo, il personaggio e quant'altro, mi fa spaccare a volte veramente, quindi gli voglio bene sotto tanti punti di vista, no? A Bublik. Quindi terzo titolo ATP per lui. Se lo è meritato in questa settimana, quando ha voglia di giocare, quando è con la testa in campo, è uno che, cioè, dire creativo è poco. È un po' un genio del tennis, solo che come tutti i geni, no? Anche in altri campi, cioè, il genio è una persona un po' fuori dal comune, no? Un po' così. E pure Bublik lo è, quindi ha quei momenti in cui magari non ha nemmeno voglia di giocare, fa un po' polemica, fa, insomma, tutte queste cose qui, e quei momenti in cui, quelle settimane in cui decide di mettersi sotto, sempre con quel suo modo di fare, però gioca per giocare e va a vincere un torneo, quindi terzo titolo ATP per lui, battendo Fils, giovane, no? Francese, in finale, che aveva battuto con un doppio tiebreak in semifinale, niente poco di meno che Stefanos Tsitsipas, che certo non è uno dei giocatori più in forma del momento tra i top, però vai a battere Tsitsipas, che è numero 7 al mondo al momento, quindi bravissimo Fils. Bublik invece aveva battuto Marterer in semifinale. E veniamo poi all'ATP 500 di Tokyo, al primo titolo per Ben Shelton, che batte Karatsev 2-7-0 in finale 7-5-6-1, cioè niente da dire, se lo merita Shelton, era solo questione di tempo no? Per arrivare a vincere un titolo, vince un 500 come suo primo titolo, quindi niente male, di solito magari si può iniziare dall'ATP 250 e poi arrivi a vincere i 500, invece subito un 500 per Shelton, che è numero 15 al mondo attualmente, e se lo merita tutto perché comunque ha un gioco d'attacco quando è in giornata, quando va in settimana, ha un gioco d'attacco veramente sprint, oserei dire, e è molto 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 efficace. Quindi poi è giovane, pieno di sé, insomma, quindi sono contento comunque, sono contento perché mi piace Shelton in generale, ecco, mi piace. A qualcuno magari non piacerà, però, insomma, bravissimo. Bravissimo Shelton. L'ATP di Tokyo, sinceramente, questo 500 di Tokyo non l'ho seguito praticamente per nulla. Però vabbè, a parte questo,
Due parole ora sui challenger che si sono conclusi. Questa settimana abbiamo avuto due italiani in finale. Cobolli in finale a Olbia, quindi in casa, perde però la finale contro il francese Jacquet, però Cobolli è entrato nei 100. Best ranking, è numero 95 al mondo attualmente, quindi l'obiettivo di fine stagione centrato, visto come stava giocando. Se avesse giocato peggio, no? Potevamo dire, ok, potrebbe non essere un obiettivo entrare nei 100, ma viste le ultime settimane a livello challenger che stava facendo, vincendo anche un challenger, se non ricordo male, 2 settimane fa tra l'altro, vabbè, obiettivo era entrare nei 100. È entrato nei 100, best ranking e quindi bravo Cobolli. Abbiamo avuto poi anche Pellegrino in finale in Argentina, scusate, a Santa Fe. Se non vado errato, sì, perde però dall'argentino Navone 2-7-1. Quindi peccato, due finali perse, però almeno per Cobolli, insomma, un bel traguardo raggiunto. Passando invece ai tornei della settimana, quindi ATP di Vienna, quindi quelli che inizieranno oggi di fatto, ATP 500 di Vienna, in cui rientra Sinner, e ATP 500 di Basilea, in cui se non erro, lo vado subito a vedere, vabbè. Testa di serie numero 1 Rune, numero 2 Ruud, abbiamo anche un Wawrinka di turno, insomma un Andy Murray, quindi un bel torneo, però non abbiamo italiani, non abbiamo italiani a Basilea, mentre abbiamo tre italiani a Vienna. Ne avevamo due nelle qualificazioni, Vavassori e Sonego, che però si fermano all'ultimo turno di qualificazione. E quindi nel main draw ne avremo tre di italiani. Sinner affronterà subito Shelton. Ora non so se Shelton si ritirerà, se non so cosa farà, non lo so. Ha appena vinto comunque un ATP 500, dovrebbe giocare, iniziare a giocare un altro ATP 500, non so cosa farà. Dovesse giocare comunque potrebbe avere l'handicap, no, di aver vinto appena un torneo, quindi un po' magari il contraccolpo psicologico, no? Allentare un po' la tensione, robe di questo tipo. Però dovesse giocare, cioè, attenzione a Sinner, eh? Attenzione, perché giocare subito al primo turno contro Shelton non è assolutamente facile. Poi bisogna vedere in che condizioni sarà Shelton e quant'altro. O magari, che ne so, cioè, nel momento in cui registro il video già ha deciso di rinunciare al torneo e quindi, insomma, non è aggiornato qui e quindi magari già si sa che Sinner giocherà contro un altro, non lo so. Però comunque, attualmente, Sinner Shelton, cavolo, come primo turno, che primo turno. Poi, Musetti Dimitrov, Dimitrov è un altro che comunque ultimamente è abbastanza in forma, quindi pure questo, un altro primo turno, tutto da vedere. Abbiamo anche un Medvedev Fils, tra l'altro. Anche qui Fils, vediamo, no, in che condizioni sarà e quant'altro, però subito un Medvedev contro Fils. E poi l'altro italiano, Arnaldi, contro il qualificato Ramos Vinolas. Quindi Arnaldi che ha possibilità comunque di raggiungere il secondo turno. Ma oddio, tutti e tre avrebbero possibilità, solo che Sinner Shelton e Musetti Dimitrov sono due partite di un gran livello. Certo, Musetti deve giocare, deve fare veramente il Musetti, il miglior Musetti per vincere, altrimenti, cioè, credo che perda. Però staremo a vedere. Comunque, tre italiani ai nastri di partenza del 500 di Vienna. Quindi, questo è, ragazzi. Iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Alla prossima, buona giornata a tutti. Forza Azzurri, al prossimo video.